Buongiorno da Edo, che da oggi è un vero e proprio podcast. Ho deciso di giocare questa carta evoluzione e questo mio progettino del mattino diventa effettivamente un podcast che trovate sulle principali piattaforme dove vi viene più comodo. Tra l'altro su Spotify lo vedete anche in video, quindi vedete video e audio. Se vi piace vedere anche il faccione mentre parlo di questi 5 minuti di notizie tech che potete trovare quasi tutte le mattine, su Spotify appunto c'è anche in video. Poi sta su Apple Podcast, su Google Podcast, insomma, dove vi viene comodo sentire i podcast, e li metto anche su YouTube con tanto di video, di commenti se vi va. Quindi se questa roba vi interessa, insomma, seguitemi dove vi pare, mettete magari dei commentini, dei like, delle cose. Se invece non ne potete più di vedermi online, di vedere la mia faccia, di sentire la mia voce, scrivetemi una mail di lamentele a finiscilaperdio@edoardodusi.com e le prenderemo in considerazione. Bene, dopo esserci bruciati questi primi secondi di video, cerchiamo di riassumere un pochino alcune notizie che mi hanno così colpito durante questo fine settimana, e partiamo chiudendo il filone Twitter Elon Musk, perché avevamo parlato qualche giorno fa delle uscite del ex addetto head of cyber security di Twitter, cioè Mudge Zatko. Dicevamo di come queste uscite, questi documenti che Mudge ha fatto trapelare, in realtà tornino piuttosto comodo proprio alla causa di Musk, soprattutto per quanto riguarda le considerazioni sugli account falsi. C'è un passaggio peraltro proprio nei documenti di Mudge che cita Elon Musk e dice che Elon Musk è corretto nell'affermare che il numero degli utenti attivi giornalieri non è esattamente corretto, anzi ci sono, in questo conteggio ci finiscono numerosi spam e bot che sono parte dell'esperienza quotidiana degli utenti ma non sono effettivi utenti. Benissimo, come si temeva, come ci si aspettava, Elon Musk e il suo pool di avvocati ha preso queste dichiarazioni e ha citato nel processo anche Zatko, che quindi è invitato ad apparire davanti ai giudici per appunto testimoniare in questo processo. Quindi questi che già sono sotto investigazione della SEC entreranno proprio con tutti e due i piedi nel processo Musk e Twitter. Staremo a vedere come andrà a finire. Parliamo ora di LastPass, perché molti di voi utenti di LastPass avranno ricevuto nei giorni scorsi una mail dove LastPass stessa appunto dichiara un incident di sicurezza avvenuto nei propri sistemi. Ebbene, pochi giorni fa la comunicazione ufficiale che nessun dato di produzione e soprattutto nessuna master password è stata compromessa da questo attacco, che ha riguardato soltanto ambienti di sviluppo, cito testualmente, development environments. E quindi apparentemente i dati sono al sicuro e non c'è nessuna azione da intraprendere. Quindi naturalmente ci fidiamo di quello che ci dice LastPass, non dobbiamo cambiare nessuna password, non dobbiamo fare niente di particolare, continuiamo a seguire i consigli di sicurezza che LastPass stessa ci ha dato da sempre e a usare l'account come al solito, non c'è nulla da fare. Peraltro ci tiene la spassa a ribadire che la Master Pass è un qualcosa che non è assolutamente salvato sui loro server, è una cosa che conosce solo l'utente, e comunque la procedura di sblocco della cassaforte delle password, diciamo, è una cosa che avviene soltanto a livello di device, sul device fisico dove sono installate le app degli utenti e non sui server di LastPass. Quindi diciamo il problema sicurezza è se non altro ridimensionato. Parliamo ora di Heroku, che è uno dei cloud service, cloud platform più famose, più note, più diffuse nel panorama soprattutto degli sviluppatori di app, molto diffuso tra l'altro tra gli sviluppatori di app Facebook, perché c'è un servizio su Heroku dedicato proprio allo sviluppo di app Facebook. Ebbene, Heroku ha comunicato che il servizio free, quindi il tier free gratuito, verrà abbandonato, verrà tolto, e il piano più economico sarà comunque un piano a pagamento. E questo switch avverrà il 26 ottobre e le motivazioni addotte da Heroku riguardano proprio l'abuso di questo free service, che è pensato per testare naturalmente le capacità della platform, ma anche per realizzare esperimenti, piccole app, piccole demo, e infatti proprio per questo era piuttosto diffuso dagli sviluppatori, che per sviluppare dei POC o delle demo per conferenze hanno sempre utilizzato, spesso
utilizzato la piattaforma di Heroku. Bene, dal 26 ottobre questo non potrà più accadere. Se avete dei servizi Heroku nel tier free o passate al tier a pagamento, oppure questi verranno cancellati entro il 26 ottobre. In conclusione, vi consiglio di andare a dare un'occhiata a una nuova versione di una library di icone molto interessante, si chiama Hero Icons ed è sviluppata dai creatori di Tailwind CSS. È uscita la versione 2.0, è una libreria di icone SVG e trovate appunto le icone più utili per creare delle dashboard o dei siti web, mobile, desktop, insomma le icone più comuni e anche naturalmente tutta una serie di icone extra o simpatiche che potete usare per abbellire la vostra app. Bene, è tutto per oggi, direi appuntamento a domani, grazie per avermi seguito fin qui, ciao!